Ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato dell'ultima collezione di Kiko, la Magnetic Attraction, che praticamente dovrebbe essere la collezione dedicata a San Valentino. Ho approfittato del fatto che fosse già arrivata questa collezione e del fatto che se acquistate attualmente almeno 20 euro di spesa vi regalano un buono da 10. Non potete utilizzarlo subito, ma potete utilizzarlo a febbraio, dal 1 al 29 febbraio, sempre spendendo almeno 20 euro avete questi 10 euro di sconto. Però considerate che per acquistare questa collezione io ho fatto conti separati, proprio perché magari spendevo leggermente più di 20 e quindi mi davano un buono da utilizzare a febbraio. Io ne ho approfittato, considerate che tra saldi e questa collezione ho già 5 buoni. Ciò significa che se spenderò 100 euro, certo non sono cumulativi, però magari se spendo 100 euro con scontrini da 20 euro almeno, avrò comunque 50 euro di sconto. Quindi secondo me è buono. Avevo approfittato della stessa offerta anche l'estate scorsa quando c'erano scorsi saldi e ho acquistato tutta la collezione che adesso appunto è scontata, quella dedicata alla Sicilia, i colori e sapori della Sicilia, i profumi della Sicilia, quindi ne avevo approfittato tantissimo. Se volete vi lascio nelle schede anche il link relativo a tutti gli acquisti che ho fatto durante i saldi, proprio delle ultime collezioni di Kiko. Devo farne anche un altro perché ho acquistato qualcosina dell'edizione permanente, ma la vedrete un po' più avanti. Comunque trovate come sempre anche i prodotti con i loro prezzi. Vi metto il link a fianco, tanto sono tutte cose che trovate ancora perché è appena uscita la collezione. Appena l'ho vista disponibile ho detto mi è piaciuta subito. Di solito le collezioni proprio dedicate a San Valentino mi lasciano un po' così. L'anno scorso avevo acquistato pochissimo, anzi forse avevo acquistato le cose che mi piacevano di più durante i saldi, forse che c'erano verso marzo-aprile, una cosa del genere. Invece questa mi è piaciuta di più, tutte le ultime collezioni dedicate a San Valentino, questa è quella che mi è piaciuta di più. Comunque ho preso 6 prodotti in totale. Come sempre, prima di parlare di make-up, vi mostro l'unico prodotto beauty che ho acquistato, che è questo qui. Praticamente c'è in collezione anche un profumino, se non sbaglio costa 7,99 euro, si chiama Love Scented Mist, è un nuovo de parfum, quindi ha un molto profumo, anche se come profumazione l'assomiglia tantissimo alle acque profumate o profumini che magari potete trovare anche da Bershka, da Stradivarius. Io ho acquistato vari profumi da Bershka, mi sono trovata abbastanza bene. Comunque, qui dice che è un'acqua profumata per il corpo con note di bergamotto, fava tonka e caramello, quindi una profumazione secondo me abbastanza dolce, di quelle che amo tantissimo. Comunque all'interno ci sono 30 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi, quindi va benissimo, perché considerate che forse 30 ml io li termino un mese e mezzo al massimo. Sapete che sono in completo smaltimento di profumi e poi profumate perché ne ho tantissime, ne ho acquistate tantissime negli ultimi anni. Sto cercando di non acquistarlo, ma questo era troppo carino per non prenderlo. Poi ne ho approfittato proprio perché c'era anche la storia dei buoni. Comunque all'interno il profumo è fatto così, è davvero piccolino, comunque ha questo colore leggermente rosato. Appunto la profumazione secondo me molto molto dolce. Ha una nota un po' fresca, però più che altro è molto molto dolce, cioè di quei profumi che a me piacciono tantissimo, che sapete che acquisto molto spesso. Sicuramente leggermente di qualità in più rispetto a quelli che ci sono di Essence, che sono piccolini, però carino secondo me anche per la primavera. Il primo prodotto invece di make-up che vi mostro è questo qui, che è la palettina. È una di quelle palettine che ha, se non sbaglio, 9 ombretti all'interno. Comunque si chiama Love Is All, è tutta sul rossiccio, quindi sa tantissimo di San Valentino. All'interno ci sono 10 grammi di prodotto, qua dice che è una palette di 9 ombretti dal finish matte e metallico e ha 12 mesi di PAO. All'interno abbiamo la velina, come tutti gli ultimi prodotti di Kiko, davvero molto molto carina perché aiuta a proteggere il prodotto. Comunque io poi la eliminerò, in questo caso terrò il packaging perché sapete che io tengo sempre il packaging quando è molto molto carino, con l'esterno naturalmente. La palettina è fatta così, quindi riprende tantissimo il colore, i disegni che ci sono nel packaging esterno, di quelle palette che sono uscite anche d'estate, ne sono uscite nella scorsa collezione, con l'estiva almeno 3 se non sbaglio, le ho prese tutte. Non tutte queste palette sono pigmentate, però mi piacevano tantissimo questi colori e mi sembravano discretamente pigmentati. Comunque avete uno specchietto grande come metà della palette e le colorazioni sono queste, quindi sono tutte colorazioni abbastanza nude che danno molto sul rosato. È una palette che vi permette comunque di fare un look completo, perché comunque avete proprio i colori per sfumare, i colori da mettere al centro della palpebra. Forse avrei messo un panna per sotto l'arcata perché c'è questo qui, però è più sul pescatino, però io a volte li utilizzo senza problemi. Al limite sotto l'arcata potrei mettere questo colore che è molto luminoso, ma
non ho problemi a utilizzare. Le prime 5 colorazioni sono queste qua, diciamo che avrei fatto un po' più pigmentato questo marroncino che avevo utilizzato nella piega. Molto carino questo luminoso che può essere utilizzato sia sulla cinta della palpebra ma con parsimonia anche sotto l'arcata. Non mi è piaciuto tantissimo il pescatino, quello che appunto vi ho detto che avrei utilizzato sotto la palpebra perché è troppo troppo pescato e poco pigmentato, al limite potete utilizzarlo come base prima di truccare gli occhi, prima di fare un look comunque sempre sul pescato, sul marroncino, carino questo qui. Sicuramente sono colorazioni che si trovano anche in altre palette, però era carina, considerate che costa 12,90 euro, quindi non è tantissimo per dei look da tutti i giorni, è carina. Non ve la consiglio per i viaggi perché secondo me c'è bisogno di più colori diversi rispetto a quelli che sono presenti in questa palette. E le altre quattro colorazioni sono queste. Diciamo che la palette è prevalentemente calda, sono carinissimi questi due che visti dalla telecamera saranno molto molto simili. Questo in realtà è molto più aranciato, mentre questo c'ha più del rosso all'interno. Carino questo verde grigio che serve per sfumare, ma carinissimo questo illuminante rosa che non so se lo vedete, ma dal vivo secondo me è ancora molto molto più bello. Sì, sicuramente sono in prevalenza delle colorazioni calde e avrei sicuramente messo un color panna per sotto l'arcata. L'unica cosa che avrei fatto è quella. Alcuni colori sono molto più pigmentati rispetto ad altri, secondo me quelli meno pigmentati appunto sono quel giallino di cui ho parlato prima e un pochino questo qui grigio che sì, è comunque colorato e vi permette di non fare macchie. Però quell'altro marroncino l'avrei voluto più pigmentato che alla fine è questa colorazione qua. Me la sarei immaginata molto più pigmentata. Sì, sono comunque colorazioni per sfumare e i matte di solito sono leggermente meno pigmentati, però qualche cosina in più me la sarei aspettata. Quello che mi piace del fatto dei metallizzati è che sì, non sono sbam come magari quelli di Makeup Revolution o di altri brand, però vi permette di utilizzare questi colori al centro della palpebra e di non essere troppo pacchiani e soprattutto di non fare spessore, come a volte succede con alcuni ombretti. Ce n'è uno che sto utilizzando in questo periodo di una collezione dell'anno scorso di Wacom che era molto molto metallizzato, ma a parte che va nelle pieghe, ma soprattutto vi fa la palpebra molto molto più vecchia e a volte è a pezzi, l'ombretto non mi piace per niente, infatti l'ho inserito nel progetto smaltimento. Poi ho acquistato il blush, che è questo qui, ce n'erano due in collezione, ho preso quello un po' più rosato, perché l'altro era sul marroncino. Infatti è la 02 Heart is Heart, sono i 2-1 blush perché hanno due colorazioni, ma sicuramente li utilizzerò mischiate. All'interno ci sono 3 grammi di prodotto, hanno 12 mesi di PAO, quindi in pratica finate su tutti i prodotti hanno 12 mesi di PAO. E qua dice che è un fard cotto in due diversi finish e colori, facile da sfumare. Il packaging è uguale a quello della palette, tutto così rosso, anche in questo caso avete la velina. Comunque tutti questi packaging sono tutti, anziché essere abbombati, sono tutti quadrati rettangolari, molto geometrici e hanno comunque il disegno così, tutto con i cuoricini. Mi è piaciuta tantissimo come collezione, non è grandissima. Avete uno specchietto grande come tutta la palette e la colorazione è questa qua. Quindi come vedete è sul rosato. Questa parte è opaca mentre questa è più satinata, più che metallizzata, ma come vi ho detto io li mischierò. Sapete comunque della mia fissa per i blush e gli illuminanti rosati. Non è di quei blush super ultra pigmentati, comunque la colorazione è questa. E la parte più satinata gli dà quasi un finish, sì, satinato, ma soprattutto sembra quasi che dia tantissimo sull'oro. Non lo so, micro pelliuzze d'oro, però non ci sono veri e propri glitter all'interno. Però ha una base un po' doratina, non lo so, molto particolare. E invece l'illuminante ha il packaging su questo fucsia fatto così, come il packaging del profumino. Quindi ci sono dei packaging sul fucsia e dei packaging sul rosso, però tutte colorazioni che secondo me si rifanno tantissimo a San Valentino. Qui si chiama 2-in-1 Highlighter, ha sempre 3 grammi di prodotto, ho preso sempre la colorazione numero 02 perché anche questa è da sul rosa e si chiama Bright Soul. Qua dice che è un illuminante viso cotto in due diversi colori, facile da sfumare e ha sempre 12 mesi di PAO. Una cosa carina è che il packaging è tutto così in rilievo con tutti i cuoricini qua tono su tono, oltre a questi così al centro, davvero carinissimo come packaging. E in questo caso il packaging è tutto fucsia, esattamente come la scatolina esterna. Comunque non ve l'ho detto, ma dietro ci sono tutti i dati del prodotto, vi dice il nome della collezione, il nome della colorazione, il PAO, i grammi, quindi utilissimo. E poi avete uno specchietto grande come la palette, qua vedete sempre i cuoricini fatti così, e come vedete l'illuminante è questo qui.
sempre da tutti i giorni, non sono quelli illuminanti SBAM, ma sono dei prodotti che permettono di fare dei trucchi abbastanza easy da tutti i giorni, però molto carino e comunque si vede come illuminante. Sempre sul rosato, però questo ha una punta in più di pesca rispetto al blush. E poi ho preso due prodotti per le labbra, ci sono due prodotti diversi e ho preso una colorazione diversa per ogni prodotto. Questo si chiama Ready to Kiss Lipstick, è un rossetto che ha 3 grammi di prodotto all'interno, l'ho preso nella colorazione 01. Qua dice che è un rossetto cremoso dal finish luminoso. Ha 36 mesi di PAO. In questo caso ho packaging tutto così sul rosso. Se non sbaglio ce n'erano 5 o 6 di colorazione di rossetti. E il packaging è davvero carinissimo perché è molto diverso rispetto agli altri packaging. Perché è fatto così. È tutto nero lucido, laccato con il disegno della bocca qui al centro. Molto molto carino, molto da collezione secondo me. All'interno è fatto con qualsiasi rossetto lipstick, il quantitativo è tutto questo e non so se lo notate, ma ci sono tutti i cuoricini impressi in lipstick, davvero molto molto puccioso. La colorazione è questa, quindi un rosa che secondo me è una puntina di rosso all'interno. Sapete che acquisto sempre dei rossetti sul rosa, sul marroncino, mai che diano troppo sul rosso. Comunque carinissimo perché ha una punta comunque di rosso all'interno e di quelli molto luminosi. Spero che non sia di quelli che durino 2 minuti, perché sapete che questi così luminosi e cremosi durano poco, però mi sembra abbastanza pigmentato. E poi ho preso uno di questi che sono rossetti liquidi, questo è sempre un packaging sul fucsia, l'ho preso nella colorazione numero 06, c'era anche la colorazione che dava sul fucsia, che se non sbaglio la 05 mi piaceva, però ho lasciato perdere perché ne ho tantissime sul fucsia e ultimamente lo sto utilizzando molto molto poco. Comunque c'hanno tantissime colorazioni, di più rispetto ai rossetti in stick. Questo dice che è un rossetto liquido dal finish ultra matte, colore pieno e lunga durata. Si chiamano comunque liquid lip color, come la maggior parte dei rossetti liquidi che sto facendo nella collezione limitata di Kiko. All'interno ci sono ben 7,5 ml di prodotto, che è tantissimo. Considerate che, se non sbaglio, quelli di Nabla sono tipo intorno ai 4 ml, ma di solito sono sempre 4,5 ml rossetti liquidi. E questo ha 6 mesi di PAO, che non è tantissimo, ma sappiamo che per i rossetti liquidi è così, perché è un prodotto più liquido rispetto ai rossetti che sono un po' più cremosi. Il packaging è fatto così, davvero carinissimo. E questo, diciamo che il packaging è abbastanza easy perché è come tantissimi rossetti liquidi. Qui vedete il nome del rossetto, è tutto trasparente, vedete la colorazione, quindi se li mettete così, no, così non lo vedete perché qui c'è proprio un bollino, però vedete la colorazione se li mettete così. Io ce li ho comunque tutti divisi per colore in dei cassettini, il tappo appunto così nero lucido come il packaging del rossetto in stick. Lo scovolino è un classico scovolino da lip gloss da rossetto liquido. Una cosa che ho notato è che ce n'era un altro marroncino molto simile, però molto molto più chiaro, infatti alla fine ho preferito questo. E ho notato che sono dei rossetti liquidi quasi come se fossero, non dico in mousse, però molto molto morbidi e molto pigmentato. Questo penso che sia il marrone più scuro perché ce n'era un altro che era un po' più chiaro. Comunque tutte le sue colorazioni ricoprono quasi tutta la gamma delle colorazioni più usate. È comunque un nude secondo me, che però è un po' molto più scuro. È una colorazione che vedrei più che per questo periodo, per il periodo autunnale, perché non è un color zucca, ma secondo me è magari uno o due toni più scuro rispetto ai classici colori che sono sempre sul zucca. È molto autunnale, o almeno io l'avrei utilizzato molto durante l'autunno. Lo utilizzerò anche in questo periodo, però di quelle colorazioni molto scure che vanno bene anche per questo periodo perché siamo ancora d'inverno comunque. E niente, questi erano tutti i prodotti che ho preso dalla collezione. Ho preso 6 prodotti, quindi ne ho preso abbastanza. Ho cercato di coprire comunque quasi tutto il viso perché comunque ho la palette per occhi, i due prodotti per il viso e due prodotti per la labbra. Quindi non dico che riesca a fare un trucco completo, però potrei provarci. Magari fatemi sapere se vi interessa una cosa del genere, magari potremmo utilizzare tutti i prodotti insieme. E quindi fatemi sapere se avete visto la collezione già nei negozi, se avete già acquistato qualcosa, se avete già provato qualcosa, cosa ne pensate, cosa pensate di questa collezione rispetto alle altre di San Valentino degli altri anni. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!